Non sono mai stata una persona particolarmente coraggiosa, o forse non sapevo neanche di esserlo. La verità è quella. Molto spesso quando giocavo mi ricordo di essere uscita più volte fuori dal campo da tennis dopo una partita perché ero arrabbiata con me stessa, perché non ero stata abbastanza coraggiosa da essermi andata a prendere l'ultimo punto della vittoria, di aver aspettato l'errore dell'avversario per paura di sbagliare. E invece posso dire adesso, dopo qualche anno già che ho smesso e quindi che mi sono un po' allontanata da quello che è il campo da tennis, invece posso dire di essere stata una ragazzina, una grande donna, una donna che ha fatto delle scelte e delle scelte molto molto coraggiose. Per farvi capire qualcosa di quello di cui sto parlando, vi volevo far vivere tre momenti che secondo me sono stati dei momenti fondamentali della mia vita e della mia carriera. Il primo momento sicuramente bisogna tornare un po' indietro, bisogna tornare indietro all'infanzia, ai sogni di una bambina piccola e vi farò vedere adesso per farvi capire questa foto. Vi dice tutto, questa bimba piccolina sono io, questi sono i miei genitori, mia mamma, mio papà e mia sorella Giorgia. Su un campo da tennis, naturalmente, perché come tradizione familiare vuole, tutta la mia famiglia ha sempre giocato a tennis e io da bambina ho il ricordo di giocare ore e ore con questa racchetta e questa palla ovunque mi trovassi. E avevo dei sogni, volevo diventare una campionessa, volevo diventare una giocatrice, la più forte giocatrice italiana di tutti i tempi. Volevo essere quella che avevo attaccato dietro la porta della mia cameretta, avevo le mie icone, i miei idoli, no? Avevo la Capriati, la Seles, e io volevo diventare come loro. Non sapevo se ci sarei mai riuscita, però l'intenzione c'era. Infatti continuavo quotidianamente a giocare, a giocare, a giocare, anche vestita non da tennis, come potete vedere, con un vestitino molto semplice dalla domenica. La decisione importante, la prima decisione importante l'ho presa a 15 anni, quasi quindicenne, con mio papà e mia mamma seduti intorno a un tavolo, abbiamo deciso, di andare a Roma, quindi di lasciare la casa, di lasciare mamma e papà, di lasciare quelle sicurezze che una ragazzina può avere e intraprendere questa nuova vita. Quindi potete capire come mi potevo sentire: da una parte ero euforica, contenta, e dall'altra invece avevo anche tanta paura, paura perché mi sarebbero venute meno tutte quelle certezze e quelle sicurezze che magari a quell'età una ragazzina ha bisogno. E quello è stato un momento super coraggioso, sia da parte mia, ma anche da parte dei miei genitori. Grazie a loro che mi hanno sempre sostenuto, ho potuto affrontare tutto quanto. Se non ci fossero stati loro, sicuramente tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi non smetterò mai di ringraziarli. E questo è stato forse il momento dell'inizio di una carriera meravigliosa, una carriera dura, dove ci sono stati tantissimi alti e bassi, tantissimi momenti dove sentivo di aver finito, di non avere più niente da dare, di sconforto, di delusioni che si alternavano invece a momenti di gioia e euforia incredibile, perché purtroppo nel tennis sono più le partite che si perdono di quelle che si vincono. Però è uno sport meraviglioso che mi ha regalato veramente delle emozioni uniche che cercherò di trasmettere ai miei figli. Il secondo momento di coraggio, e questo per me è stato un momento veramente importante, è avvenuto invece all'età di 30 anni. Ormai una persona può pensare che a 30 anni per uno sportivo è un po' essere vecchietti, passatemi il termine, mentre per la vita sei giovane. Io mi sono ritrovata a 30 anni, dopo le Olimpiadi di Londra del 2012, con un polso rotto, il polso della mia mano destra rotto, quindi la mano dominante. Il legamento totalmente rotto e mi sono dovuta operare. Un'operazione importante, un'operazione che non mi dava la certezza di poter tornare a giocare.
E quindi avevo fatto anche delle altre scelte, una scelta importantissima è stata quella di lasciare il mio allenatore storico Gabriel Urpì, che mi ha seguito per 7 anni. In quel momento lui aveva avuto una grossa offerta da una federazione, della federazione francese, e seduti a tavolino anche con lui in quel momento mi disse: Flavia, cosa vuoi che faccia? Ti aspetto o accetto questa proposta? Io con la serenità totale che potevo avere in quel momento, gli dissi: guarda Gabi, io vorrei finire la mia carriera con te, però in questo momento non so neanche se tornerò a giocare a tennis, quindi accetta pure, io vedrò come gestirmi, da dove ricominciare, se ricomincerò. Dopo qualche mese di titubanza, di un lavoro interno, ho capito di volermi dare un'altra chance. E quindi ho avuto il coraggio di rimettermi in gioco, il coraggio di ricominciare da zero praticamente, il coraggio di ritrovare un nuovo team, un nuovo gruppo di lavoro che mi doveva sostenere e mi doveva aiutare ad affrontare tutto quanto come se fosse stato per la prima volta, perché quando uno smette, stacca la spina per tanti mesi, perde tantissime sicurezze, certezze, non sai più se sarai all'altezza. Gli avversari perdono il rispetto che fino a quel momento hanno avuto sempre nei tuoi confronti, e quindi è stato un momento di ok, mi rimbocco le maniche, ricomincio, mi do un'altra chance, vediamo se sono capace. Ed è stato un percorso lungo, un percorso che è durato 3 anni, anche questo è un percorso nel quale ho sofferto tantissimo, perché ho avuto dolori costanti per un anno dopo l'operazione, ma nonostante questo tutte le mattine riuscivo ad alzarmi, ad andarmi ad allenare e a cercare un obiettivo quotidiano che mi desse quella voglia di continuare a lottare. E così è stato grazie all'aiuto di questa persona, Salvador Navarro, il mio allenatore, e Massimo Tosello, il mio fisioterapista. Sono stati loro che mi hanno piano piano ricostruita, mi hanno aiutata a riavere fiducia in me stessa e mi hanno anche scosso molto spesso, perché erano due personaggi molto forti, ma io ho sempre amato le persone dure di polso, ecco. E loro mi hanno aiutato a tirarmi su e mi hanno dato il coraggio anche loro in questo caso. Mi hanno dato il coraggio di ricredere in me stessa, di provarci e vedere, darmi un'altra opportunità. Loro sempre mi dicevano: tu datti un'opportunità, datti una chance, poi vediamo che cosa succede. Ed è successa una delle cose più belle che potessi mai immaginare, cioè che ho vinto l'US Open e sono stata sul tetto del mondo con questa coppa, la coppa più bella del mondo, a mio avviso. Questo naturalmente e l'abbraccio dopo la vittoria con Salvador, lui che non ha smesso mai di credere in me, che mi ha sempre sostenuta e mi ha sempre spronata. E lì penso che sia venuto una cosa incredibile, come tutti me la fanno sempre ricordare, soprattutto mio papà Oronzo, che ancora oggi soffre. Lì penso di aver avuto il coraggio più folle, se lo possiamo definire, che una persona potesse avere, quello di smettere di giocare e quindi di lasciare il mio mondo nel momento migliore della mia carriera. Ho avuto il coraggio di dire basta, ho avuto il coraggio di dire sono in pace con me stessa, ho ottenuto tutto ciò che volevo. Adesso posso veramente lasciare questa racchetta, lasciare questo mondo e ricostruirmi, reinventarmi, capire che cosa mi piace oltre il tennis, capire cosa non mi piace, quello che voglio, quello che non voglio. È stato un momento di consapevolezza estrema, un momento dove tutto il mondo mi dava un po' della pazza, perché nessuno pensava che una persona possa fare un gesto del genere in quel momento, ma nessuno però ha capito mai perché l'ho fatto. Io in quel momento ho avuto dentro di me una sensazione di pace e di tranquillità
che non avevo mai avuto fino a quel momento. Ho capito che avevo sognato fino a quel momento, tutto quello che stavo vivendo, ma avevo avuto molto di più di quel sogno da bambina che avevo. E quindi per me era arrivato il momento di dire basta, sono serena, sono felice, voglio staccare la spina da questo mondo e voglio diventare una moglie, diventare una mamma. Avevo un obiettivo, era l'obiettivo di... volevo costruire una famiglia meravigliosa come quella che ho avuto e che ho avuto la fortuna di avere intorno a me. Io non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia, tutte le persone che mi hanno sempre sostenuta nella mia carriera, perché molto spesso si vedono gli sportivi, si vede il campione, ma non si vedono mai tutte le persone che ci sono dietro di noi, tutte le persone che ci sostengono e che lavorano con noi quotidianamente. Io credo che senza tutte queste persone non sarei mai potuta essere quella che sono oggi. Ecco ragazzi, il messaggio che io vorrei mandarvi oggi è quello di credere sempre in voi stessi, di non aver paura di prendere delle decisioni ed essere coraggiosi a prendere delle decisioni importanti e lasciare magari molto spesso anche quella sicurezza che uno ha del vecchio per qualcosa di nuovo. È sempre difficile lasciarla, no? Lasciare la vecchia strada per quella nuova, perché non sai mai quella nuova dove ti porterà. Io credo che anche negli errori e quindi in questi momenti di coraggio dove uno sbaglia, perché è umano sbagliare ed è giusto anche sbagliare, perché dagli errori secondo me si impara tantissimo. Sono quelli poi che ci rendono quelli che siamo. Quindi io vi incoraggio ad essere coraggiosi, a continuare a sognare e a lottare sempre per i propri sogni.